Seconda parte del nostro giornale, la crisi economica continua a mordere, quest'oggi a protestare sono anche i dipendenti di una GRIF internazionale del Made in Italy, ovvero i dipendenti di Gianni Versace. Hanno dato rassicurazioni che è una crisi che passerà nel breve, però intanto ci licenziano. La crisi non risparmia più nemmeno i settori di nicchia, quel Made in Italy prestigioso come il gruppo Versace, che ora si trova ad affrontare tagli al personale come tutte le altre aziende italiane. Anche qui a Burago di Molgora i 70 dipendenti temono licenziamento. Su 3 sedi italiane la Versace ora starebbe valutando il ridimensionamento di questo stabilimento brianzolo, dove nascono le borse griffate che faranno il giro del mondo. Ho sentore dalle varie voci che circolavano da tempo, ultimamente comunque abbiamo degli incontri con la direzione e sembrerebbe che lo stabilimento di Burago in toto chiude, quindi 70 persone sono destinate a rimanere a casa. Ecco, che cosa producete all'interno di questo stabilimento? Campionatura, pelletteria, borse, accessori, scarpe, cinture che vanno poi in sfilata. 220 licenziamenti previsti secondo i sindacati in tutta Italia, cifre che saranno stabilite in questi giorni attraverso una serie di incontri.